Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video. Oggi la prospettiva è un po' diversa perché, come accennato in uno dei miei video precedenti, le protagoniste di questo video saranno le mie palette. Vi faccio un po' una panoramica. Allora, ho pensato, diciamo, di averle tutte qui a portata di mano e man mano che ve le mostrerò le metterò da parte, così per avere un po' più di ordine e per capire un po' da dove cominciare. Partirei da qui. Questa è Dicatrice, trovata in un calendario dell'avvento, se non ricordo male, insieme a questa e a questa. Se non ricordo male, forse erano tutte nello stesso, ma non sono sicurissima. Questa palette l'ho già provata, sarà della linea Nostalgic Dreamer. Il nome della palette è Still Living It. Comunque questa l'ho già provata in un video e diciamo che ho faticato per farla funzionare. Questa non l'ho mai provata. Exotic Traveler. Questa non l'ho mai provata. I colori mi piacciono, mi ispirano moltissimo. Come si vede proprio non è stata mai utilizzata. E qui invece vediamo che è 030 Wanderlust, non so se si pronuncia proprio così. Stesso calendario, appunto, se non ricordo male. Questa è una palette di tutti opachi, anche questa mai provata. Ah, c'è scritto qua, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. E poi abbiamo quest'altra. C'è qualche satinato, sì. Questo è satinato, questo anche, neanche questa, mai, anche questa mai utilizzata. Restiamo sempre su Catrice. Anche questa, se non ricordo male, trovata in un calendario dell'avvento. E anche questa mai utilizzata. Peach Origin Golden Afterglow. Il pack è un cartoncino duro e la chiusura è calamitata. Questo è un altro di Catrice. E poi restiamo sempre su Catrice. Questa dovrebbe essere l'ultima. Allora, io spero di averle tirate tutte fuori le palette. Spero di non averne dimenticata nessuna in qualche stanza. Eventualmente vi lascio una foto se la trovo dopo, ma dovrebbero essere tutte qui. Questa, credo anche questa di averla trovata in un calendario dell'avvento, ma non sono sicura. Anche questa mai utilizzata. Questi sono i colori meravigliosi. Mi incuriosisce molto questo colore qui. Andare fuori fuoco. Allora, questa invece l'ho trovata in una mystery bag con un acquisto fatto sul sito di Pink Panda. E questi sono i colori. Questa è di Revolution, se non ricordo male. Sì, esatto, Revolution. È il nome della palette. E Pastel Lights, infatti, come possiamo vedere, sono tutti colori molto tenui. Ecco, avrò fatto un video, non mi ricordo.
Stesso discorso vale per questa, e mi sono accorta che è rotta. Probabilmente però l'ho rotta io in un trasloco da un posto all'altro, cioè da un cassetto a, non so, a un beauty forse. E quindi pazienza, peccato, però voglio dire, è un colore quello che forse sicuramente ritroveremo in qualche altra palette. Mi è dispiaciuto un po', però vabbè, questa, anche questa trovata in una mystery bag, con un acquisto effettuato su Pink Panda. E adesso farò una cosa che non dovrei mai fare. Ecco qua. Questa si chiama Soft Radiance della Revolution. E ormai quell'ombretto è andato. L'abbiamo perso per sempre. Va bene, io andrei qui. Questa palette è della linea della Disney in collaborazione con Revolution, The Lion King è la linea. Questa qui nello specifico è Jungle Princess. Perché non metti a fuoco? Ok, è Jungle Princess. E questi sono i colori. Questa l'ho utilizzata, l'ho già utilizzata un paio di volte. C'è uno specchio. La scrivenza, se ci si impegna, è buona, però mi piacevano molto queste palette, quindi le ho prese. Anche questa l'ho provata, questa ha una scrivenza migliore rispetto a The Jungle Princess. Questa l'ho presa. Allora, questa qui l'ho acquistata su Cosmetic for Less. Probabilmente, o su Pink Panda, non lo so, su uno dei due. Mentre questa qui l'ho presa proprio dal sito della Revolution. Questa qui, sempre in collaborazione, diciamo la Disney in collaborazione con Revolution, e la linea è The Lion King, il nome della palette è I Walk on the Wild Side. Questa è una scrivenza buona. Rispetto all'altra, migliore, ecco. E infine, sempre di questa linea, ce n'è anche un'altra che io non ho preso perché ha dei colori azzurro, verde, non mi ricordo, e diciamo che io li uso di meno. Sempre di questa linea abbiamo quest'altra che è Hakuna Matata. Ok, no, questa non l'ho mai utilizzata, neanche sbocciata. Ecco, questi dovrebbero essere i colori reali. E questa, non mi ricordo se l'ho presa, sì, forse l'ho presa sul sito, su Cosmetic for Less, insieme alla prima di questa linea. Ha uno specchio, anche questa, abbastanza grande. Poi andiamo su questa. Questo è, ma questo è l'olio, perché è messo qui? Non si sa. Per qua c'è scritto Weibo, quindi è sempre la stessa marca. Scusate, sto avendo. Ah, sì, quindi è sempre la stessa. Allora, questa è una palette di Weibo, che è un brand, mette a fuoco, che viene venduta sul sito di AliExpress. Ricorda molto la Dreamy di Nabla, un po' il pack, anche lo schema colori. E questa l'ho utilizzata. Scrive bene, scrive molto bene, ha una buona scrivenza, i colori sono pigmentati, non ha lo specchio, come possiamo vedere. Forse l'ho trovata anche questa in regalo, in una mystery bag. Parliamo di quando le mystery bag ancora erano accettabili. In una mystery bag, sempre effettuando un acquisto sul sito di Pink Panda. Quindi questa si chiama Rhythm of Freedom. Però ho visto, cioè ora mi sono accorta di questa cosa, che anche altre palettine
Non so se conoscete le palettine Lovely che vengono rivendute sempre sul sito di Pinkpanga. C'è qui come marchio, se metti a fuoco un pochino qui lo metti a fuoco, dai, perché fai così? Metti a fuoco, ecco fatto. Cioè, se vedete, qui dice Vibo, quindi probabilmente come Revolution e poi c'è I Heart Revolution. E poi c'è Revolution Pro e poi tutte le varie sfumature di Revolution. Probabilmente Lovely e di questo brand o anche qualche altra palettina è una derivazione di Weibo. E quindi questa è una palette di Weibo. La consiglio, costano, almeno prima costavano poco, però ogni tanto le trovate in offerta su Pinkpanga. Ci sono quelle che costano, diciamo che hanno un prezzo superiore, ma ci sono anche delle buone palette, sempre di questa marca di Vibo, che hanno un'ottima scrivenza, una buona pigmentazione e costano anche poco. Questa è un'altra. I neri soprattutto sono fenomenali. Anche questa la utilizzo spesso, quando magari mi servono degli scuri. Comunque, spesso. Per intensificare, diciamo, magari un make-up occhi, vado qui o lì. E questa è Paletta Cyanino de Pavora, 15, non lo so. Neutral Eyeshadow Palette. Questa è di Vibo. Credo anche, non so se l'ho detto, ma credo anche questa di averla trovata in una mystery bag. Questa invece l'ho comprata. Ma a un prezzo veramente irrisorio, mi pare che era in offerta a 2 euro. È utilizzata forse sbocciata. Ancora sì, infatti c'è il pennellino utilizzato, quindi sì, l'ho utilizzata, avrò preso forse questo, Shim. Devo essere sincera, non mi ricordo la scrivenza, quindi non vi dirò bugie. Della Lovely si chiama Peach Desire. Lovely, che appunto come dicevo, sarà una derivazione di Weibo. Sempre della Lovely, questa palettina, sì, forse anche questa è stata in omaggio dentro all'interno della mystery bag. Non c'è lo specchio, ci ricorda un po' la palettina di Huda Beauty e si chiama Surprise Me. Questa, i colori sono colori che a me piacciono molto. Non mi ricordo, l'ho utilizzata un paio di volte, ma se devo dire, non mi ricordo. Proviamo perché non mi ricordo proprio. Ah no, ok. Scusate, mi ho dato un colpo. Una scrivenza c'è sugli occhi, non mi ricordo però. Ok, sì. Proviamo questo. Proviamo questo viola pure. Ok. Un viola satinato, eh. E questo. No, sono satinati, ok. Quindi solamente questo e questo forse sono opachi. E questo. Non me lo ricordo più. Sì, anche questo è opaco. Così ne approfittiamo anche per provare queste salviette struccanti che ho comprato ieri e le ho trovate a 1 euro e quindi le ho prese. Funzionano, puliscono, quindi nell'eventualità potete comprarle. Andiamo avanti con Lovely a questo punto e anche qui. Quindi questa l'ho acquistata. Questa l'ho acquistata, anche questa, Peaches and Cream. Ah, c'è anche l'altra, sì, no, Peaches. Anche questa non ha lo specchio, però veramente l'ho comprata molto poco, quindi i colori sono scriventi. Era allegra, mi piaceva lo schema colori, anche se io i verdi non li utilizzo molto, però mi piaceva il marrone, questo rosso aranciato, e quindi l'ho presa, e poi era colorata. I pack mi comprano.
Anche qui dietro possiamo vedere che c'è Weibo. E un'altra, che forse è l'ultima, della Lovely barra Weibo, è questa qui, trovata, comprata e forse poi trovata. Ah, infatti, sempre in una mystery bag, l'altra palette l'ho regalata. E questi sono i colori. Qui c'è lo specchio. E questo si chiama Pastel Tropics. Qui è anche sembra più resistente il pack, plastica dura. Ok, io pensavo, non credevo di avere tutte queste palette. I Heart Revolution. Palettina, questa forse comprata, ma comprata in offerta, era in promozione sempre sul sito di Pink Panda. Non sembra essere stata utilizzata. Questa è I Heart Revolution Heartbreakers Sweetheart. Perché ne ho un'altra, quindi stavo cercando di capire. Ok, quindi Heartbreakers è la linea. Questa si chiama Sweetheart e questa si chiama Candy Floss, caramellato. E questa invece l'ho utilizzata varie volte. Di questa palettina i colori che mi piacciono molto, varie volte proprio l'ho finita. Sono questo. Metti a fuoco, ti prego. Ok. Sono questo. Colore qui. E questo. Quelli più scavati, diciamo. E questo se l'ho terminato, mi sarà piaciuto. La scrivenza, se avete pazienza, funziona. È raro che, diciamo che io mi impegno per farle funzionare le palette, quindi mi sentirete raramente dire, ecco questa di Catrice, ecco qua, questa qui veramente, cioè l'unico colore, non mi ricordo se era questo o questo. Ma questa qui veramente, questa qui non l'ho capita questa palette, non... ecco, qui c'è, qua mi sentirete dire funziona così così, non la comprate, se, proprio se la trovate ma non la comprate. E poi raramente mi sentirete dire che non vanno bene, da qui in poi oggi comincio, fu l'inizio di una lunga serie. Questa mini palette. Questa mini palette che manco mi ricordo più. Ah, ok. L'ho trovata nel calendario dell'avvento di W7 dell'anno scorso. Non l'ho mai utilizzata. Però dovrebbero essere tutti shimmer. Questo non capisco. Sì, anche questo. Tutti shimmer. Non vi so dire la scrivenza perché non l'ho mai utilizzata, però è veramente carina. Ah, shimmer. Leggi sopra, leggi. Qua, shimmer. Shimmer Bricks. Ecco, impariamo a leggere. Ogni tanto. Bronzer, nel senso... Ah, non è per gli occhi. Ma qui ho un dubbio. Perché qua c'è scritto bronzer. Non ho idea. Credo di... Ciao. Comunque, questa è simpatica, tutto così mini era nel calendario, quasi tutto così mini, il calendario dell'avvento di W7 dell'anno scorso, se non ricordo male. Avviciniamo un po' la situation. Questa, passiamo qui, la conoscete se avete visto i miei video, se invece siete nuovi, nuove. Utilizzo spesso questa palette in caso di necessità, quando ho bisogno di aiuto. È della Focalure, che è una marca che viene rivenduta sul sito di AliExpress. È una marca che è cruelty free, perché comunque tutto quello che io ho qui è cruelty free. Quello che non era cruelty free non c'è più.
e ricorro a questa nei momenti di necessità. Come si può vedere, tra l'altro, metti a fuoco. Ok, grazie. Questo meraviglioso è questo d'aiuto. Comunque, una palette molto scrivente, ottime prestazioni, colori pigmentatissimi, facili da sfumare. È un ottimo brand. Low cost, quindi lo consiglio. Ever Changing Eyeshadow Palette di Focalure. La consiglio. Ok, visto che siamo qui in zona Focalure, io procederei, proseguirei e procederei. Sembrano uguali. Sembrano sorelle, ma non è così. Questa è un'altra palette di Focalure meravigliosa. Cioè, veramente questo colore. Questo colore qual era che ho utilizzato? Forse questo. Ho realizzato un make-up. Non mi ricordo se ho fatto il video veramente, però comunque l'ho provato, poi ho fatto delle foto, ci sono in qualche posto, forse su Facebook o su Instagram sicuramente, dove ho utilizzato questi due colori e sono meravigliosi. Sono veramente meravigliosi. Vediamo se spengo la luce, se si vedono meglio. Ecco, ok, così sono reali. Sono veramente meravigliosi. Questo e questo insieme. Comunque hanno una scrivenza eccezionale. Questa palettina di Focalure si chiama... la chiusura è calamitata. Si chiama Crystal Collection, quindi ci sarà The Impressionist Collection, quindi ci saranno altre palette che io non ho visto fortunatamente, perché altrimenti le avrei prese tutti 80. Restiamo, quella sarà, ok, invece ho detto una bugia perché questa è la 2. E questa è la 1? Ok, quindi ce le ho tutte e due. Arrivaci, dai, è semplice questa cosa. Allora, questa è la 2 di questa linea, The Impressionism. E questa è la 1, che si chiama Sunrise. Questi sono i colori. Qui troviamo anche il primer, Limitless. Sì, questo dovrebbe essere il primer. Boh, non sono sicura, posso anche sparare una cavolata. Però questa è un'altra paletta. Paletta? È un'altra paletta di Focalure, della stessa linea. Invece, questa qui, sempre Focalure, mi sono innamorata del pack quando l'ho visto. Ma anche dello schema colori, nel senso che questa si chiama So Hot, The So Hot Collection, quindi questa è la 3, benissimo. Di queste qua invece io ho solo questa, e meno male che non ho visto le altre due, e quindi qui, come vedete, abbiamo uno specchio e i colori sono questi. Sì, questa l'ho utilizzata. Trovate anche il pennellino, che io però non ho utilizzato. Questo colore qui è meraviglioso. Questo non me lo ricordo, vedo che l'ho utilizzato, anche questo forse l'avrò sbocciato, ma questo, anche questo è scrivente, meraviglioso. Quindi se vi capita, date un'occhiata, perché è un brand che merita. Tra l'altro abbiamo scoperto insieme in questo momento che ci sono altre due palette, se no di più, perché sappiamo quelle precedenti, ma no se ce ne sono di successive. Penso che noi finiremo nel 2000 e mai.